Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. L'Aurora, organo stampato in clandestinità dai comunisti marchigiani. 1 gennaio 1944. Sfugge ad un agguato e raggiunge i monti la primula antifascista Petinari Alfonso. Per arrestare un nostro compagno, alcuni fascisti si appostarono di notte attorno alla sua abitazione. Uno di loro andò a bussare alla sua porta e, col pretesto che gli doveva parlare di lavoro, Petinari esercitava il mestiere di lucidatore, lo invitò ad uscire. Il nostro compagno, insospettito, riuscì ad attirarlo a casa, dove, dopo averlo disarmato, gli toglieva la carta d'identità. Frattanto, dal di fuori, i complici iniziavano una sparatoria contro la casa. Il compagno, constatata la impossibilità di resistere di fronte al numero preponderante degli avversari, fuggiva attraverso una finestra, ma nel tentativo rimaneva ferito a una gamba. Riusciva ugualmente a mettersi in salvo e raggiungeva la sede di un gruppo di partigiani deciso, appena le condizioni lo permetteranno, di dare il suo contributo per lo sterminio della teppa nazifascista. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico, arte, spettacolo, pubblicità a Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini, che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.